Mio figlio è un bambino molto intelligente, troppo intelligente. Ci hanno detto a scuola che è plus dotato. Da piccoli è un problema, sì. Vuol dire che apprende troppo velocemente. Apprende troppo velocemente, si annoia subito e chiede già di drogarsi a 6 anni. Ci rendiamo conto che è un po' prestino, eh. Supporre di essere super dotati fisicamente immediatamente azzera quella plus dotazione intellettuale. Quindi poi il problema si risolve crescendo. Però intanto da bambini bisogna stare molto attenti affinché non apprendano troppo, perché l'apprendimento comunque è un problema. Un problema che poi si aggiunge a tutte queste sindromi che adesso sono abbastanza finalmente riconosciute, cioè il disturbo d'apprendimento, c'è cioè il disturbo da affezione, c'è cioè lo stress da weekend troppo impegnativo, c'è cioè il trauma che si può generare dal mangia questa minestra oppure vai a letto senza cena, tutte cose che possono avere una conseguenza pesante sullo sviluppo del bimbo. Ecco, per fortuna la scuola, soprattutto quella italiana in questo senso, è molto molto attenta a contenere lo sviluppo dei bimbi. Comunque abbiamo capito la strada, mio figlio deve scoprire, deve sperimentare per migliorare le proprie skills. Me l'hanno detto alla Steineriana, me l'hanno detto alla Montessori, alla Stanhome, ce l'ha detto anche il family coach che ci segue ormai da anni, ce l'ha detto anche l'insegnante di sostegno, persino, e anch'io avrei molto bisogno di sostegno. Mio figlio suona benissimo il pianoforte, parla e scrive inglese perfettamente, ma a cavallo suona il flauto traverso e si intende di addestramento di foche monache. Fa bricolage acrobatico, fa anche il martedì e il giovedì sera karate peripatetico, suona il violino elettrico e sta andando a una scuola di Kabbalah anche, la stessa che poi hanno fatto i figli di Madonna. Mio figlio legge arabo, mangia macrobiotico. Da sempre, è stato svezzato con la macrobiotica. Dorme tutte le sere su un lettino, sospeso su queste pareti che abbiamo dovuto comprare, le pareti che si usano per l'arrampicata. Sempre la family coach ci ha detto che fa molto bene, perché ti insegna a comprendere quanto la vita sia un equilibrio sopra la follia. Lui comunque Vasco non lo ascolta perché preferisce Bjork poi. A 6 anni è giusto che ascolti la musica che vuole. Dormire nello stesso luogo dove poi l'indomani ci si allena per gli sport estremi ti insegna lo sport più estremo che ci sia. Sì, la vita. Namaste. E la vita, soprattutto vissuta in casa con due genitori disagiati come noi. Mi rendo conto di non aver avuto accesso a tutte le sue possibilità. Quando io studiavo c'era la DAD, poi l'hanno convertita, l'hanno chiamata MAD, hanno aggiunto una M perché era un'epoca in cui si lottava molto contro il patriarcato e quindi disturbava che si chiamassero DAD, papà. Era un tipo di scuola a distanza che facevi attraverso il dispositivo. Dicevano farà un sacco di danni la DAD, la MAD. Come vedete siamo sopravvissuti, si sopravvive a tutto. Tranne al nucleare, si sopravvive a tutto.